Grazie, buongiorno a tutti, cominciamo. Buongiorno a tutti, grazie per aver partecipato a questo evento organizzato dalla Fondazione Agnelli nell'ambito del fittissimo programma del Festival Internazionale dell'Economia. Il tema è un tema che per chi come noi si occupa di degli aspetti dell'istruzione è chiaramente centrale, un po' al cuore dell'oggetto stesso del festival, cioè la trasmissione, diciamo, delle disuguaglianze fra generazioni. Quello che infatti sappiamo, diciamo almeno in Italia, che sicuramente c'è una trasmissione fra generazioni che condiziona gli aspetti più cognitivi, ad esempio tipicamente chi è figlio di un laureato ha il 75% di probabilità in Italia di iscriversi all'università, per contro chi è figlio di una persona con un titolo di scuola media ha appena il 12% di probabilità di iscriversi all'università. Quindi, diciamo, se gli aspetti più cognitivi sono comunque abbastanza consolidati, c'è tutta un'area di ricerca importante che affronteremo oggi con col professor Orazio Attanasio, che riguarda quelle che, diciamo, sono genericamente definite abilità non cognitive, skill trasversali, soft skill, character skill, che è il nome con cui forse in Italia sono più note, e che è un'area di ricerca molto alla frontiera e molto importante. In particolare capire come la trasmissione fra generazioni di queste competenze non cognitive può avvenire. Diciamo che, appunto, come dicevo, l'oggetto è ancora scarsamente definito, include sia più specificamente i tratti della personalità, appunto competenze socio-emotive su cui un pochino più di lavoro, e poi cose molto più generiche tipo lavorare in gruppo, imparare, eccetera. Quindi sicuramente c'è un'esigenza anche di fare chiarezza e Orazio ci aiuterà su che cosa si intende. Però un aspetto che ormai abbiamo capito, per cui è importante lavorarci, è che questi tipi di competenze non solo sono importanti di per sé per gli sviluppi di carriera, di lavoro e nella vita delle persone, ma aiutano anche a ottenere risultati, diciamo, di apprendimento scolastico migliori. Quindi capire, appunto, come passa una generazione a un'altra è importante. In particolare lo è ed è l'oggetto della lezione di oggi, lo è per una fascia d'età assolutamente critica, che è quella, diciamo, prescolare, diciamo prima della scuola dell'obbligo, fra 0 e 6 anni, su cui appunto Orazio ha particolarmente lavorato e ci racconterà appunto gli esiti di molte delle sue e delle altrui ricerche in tema. Io non voglio farvi perdere altro tempo, appunto credo che il tema di oggi sia assolutamente centrale. Due parole su Orazio Attanasio. Orazio Attanasio è attualmente course professor a Yale. Orazio ha cominciato facendo un dottorato alla London School of Economics, dove ci siamo conosciuti e abbiamo anche diviso lungamente casa. Devo dire che una delle caratteristiche, non so se cognitive o non cognitive, direi non cognitive, di Orazio Migliore, è che è un cuoco fantastico, quindi, diciamo, da quel punto di vista la qualità della vita in casa ne ha sicuramente beneficiato. Dopo l'LSI, Orazio ha insegnato all'Università di Stanford e brevemente all'Università di Bologna, poi è ritornato in Inghilterra al University College di Londra, dove intorno a persone come Richard Blundell, lui stesso, Costas McGeer e Steve Machin, eccetera, si è creato forse uno dei gruppi più all'avanguardia su alcuni temi di ricerca legati alla disuguaglianza nell'AFS. E più recentemente, diciamo dopo vari anni di lavoro e di ricerca, appunto
in parte questo gruppo, diciamo, si è trasferito all'Università di Yale e si è ricreato a Yale. Orazio ha una lista sterminata di incarichi, è stato anche presidente dell'Econometric Society, che è l'associazione professionale più prestigiosa per chi si occupa appunto di aspetti economici ed econometrici. Direi fra i insomma, vari aspetti, forse vale la pena ricordare il recente premio Jacob che ha ricevuto proprio per sviluppare una serie di ricerche di cui oggi ci darà una prima rappresentazione in vari paesi, credo in India, no? Esattamente. Tra l'altro, appunto, una delle caratteristiche del lavoro di Orazio è che coprono, diciamo, moltissimi paesi dall'America Latina ai paesi asiatici. Quindi, niente, Orazio, a te. Mentre accendiamo dico un'altra cosa, Orazio ha deciso di parlare in italiano, c'era stato infatti in qualche cosa a un certo punto sembrava ci fosse la traduzione, chiaramente diciamo la lingua di lavoro è l'inglese, però come sentirete il suo italiano è assolutamente ottimo, ogni tanto sarà qualche caduta di anglicismo, però non ti seguiremo, le slide invece sono in inglese. Sì, grazie. Grazie Andrea, grazie per le parole, la bella introduzione, grazie per l'invito a fare questa cosa, che è un po' una sfida, a parte l'uso dell'italiano e l'uso dell'inglese. Con questo uso dell'italiano mi espongo alle critiche ferocissime che mi farà mio fratello, che invece è un purista dell'uso della lingua, per cui ci devo stare un po' attento, però ci provo. Quello che farò oggi sono essenzialmente, vorrei coprire due o tre temi. Prima vorrei parlare dell'importanza che ha in varie dimensioni, per vari motivi, lo sviluppo dei bambini. Importanza che può essere per risultati che si ottengono da adulti, come faceva accenno Andrea, anche l'importanza per il processo stesso di sviluppo umano. E di questo parlerò abbastanza, e inoltre per l'importanza per la trasmissione tra generazioni di disuguaglianze, di povertà, di privilegio e altri aspetti. La seconda parte della mia lezione sarà invece parlare di politiche, della possibilità di politiche che potrebbero essere disegnate per affrontare questo tipo di problemi. E sono temi su cui ho riflesso abbastanza e su cui mi piacerebbe riuscire a dire qualcosa, speriamo intelligente. Okay. E vorrei cominciare con un sommario generale per quelli che saranno troppo annoiati per seguirmi fino alla fine, almeno vorrei dare i messaggi principali, per cui queste prime due slides saranno questo riassunto. Mi piacerebbe cominciare col dire che quello che succede a un individuo nei primi anni di età, nell'infanzia e anche nell'adolescenza, ha delle conseguenze di lungo periodo molto importanti. E di questo darò alcuni esempi concreti basati su evidenza empirica, su dei dati in un attimo, però diciamo che non penso ci sia un dissenso in questo aspetto. Un'altra cosa che ormai è abbastanza chiara e accettata è che se pensiamo a come un individuo si sviluppa e cresce dalla nascita fino all'età adulta, è diventato sempre più comune riconoscere che ci sono diverse dimensioni. Forse è un punto ovvio, perché ci possono essere delle persone che sono
molto simpatiche con cui è piacevole parlare, conversare e anche lavorare a volte, e delle altre persone che sono particolarmente intelligenti. Le due cose non sono necessariamente correlate, per cui ci sono delle dimensioni diverse. Ho fatto riferimento a queste skill, queste abilità socio-emotive e queste abilità cognitive, però anche dentro questi sottogruppi possono esistere delle distinzioni diverse, come vedremo più in là nella mia presentazione. Quando parliamo di abilità socio-emotive, si possono distinguere quelle che noi chiamiamo internalizing skills, cioè la motivazione, la capacità di concentrazione, la capacità di fare dei piani, e poi ci sono quelli che chiamiamo externalizing skills, quindi la capacità di lavorare come un team, la capacità di interagire socialmente, eccetera. Lo stesso vale per le abilità cognitive, possono essere di diverso tipo, e anche a età molto giovani si possono distinguere tra la capacità di fare logica verso il linguaggio, eccetera. Terzo punto è che queste disuguaglianze nello sviluppo tra individui appaiono molto presto, come vedremo nella evidenza che cercherò di dimostrare. Già a 3 anni, e questi sono dati che vengono dall'Inghilterra, sono estremamente visibili. Appaiono presto e si ingigantiscono col tempo. Per cui una questione importante che anche dal punto di vista della politica una domanda importante che uno vorrà rispondere è: da dove vengono, quali sono le origini di queste disuguaglianze che appaiono così presto? E queste disuguaglianze, come aveva accennato Andrea nella sua presentazione, giocano un ruolo importante nella trasmissione attraverso generazioni delle disuguaglianze stesse e quindi limitano la mobilità sociale. Una cosa su cui spero di parlare per un bel po' è il comportamento dei genitori. Il focus di queste mie considerazioni oggi sono soprattutto per i primissimi anni, i primi 3 anni di vita. Con ciò non voglio dire che se non si agisce, non si ottengono dei risultati a 3 anni, non c'è più niente da fare. Sappiamo che ci sono degli altri aspetti del comportamento e sviluppo umano che si possono influenzare e sono malleabili anche dopo i 3 anni, anche ai 5, anche ai 16. Se si aspetta fino a 25 insegnare ad Andrea a cucinare, meglio dimenticarsi. Però c'è un bel po' di tempo per agire, per fare degli interventi. Ed è chiaro che per questo tipo di sviluppo, nei primi 3 anni, che è il focus della mia lezione, il ruolo principale è probabilmente giocato dai genitori. Quindi dalle interazioni che fin dalla nascita i genitori, tuttora soprattutto le madri, ma i genitori in genere, hanno con i bambini, giocano un ruolo fondamentale. E questo è importante anche dal punto di vista del disegno delle politiche economiche, perché se pensiamo che si possono ottenere dei risultati anche e non necessariamente con risorse economiche, attraverso dei campi specifici di comportamento, questo può avere delle implicazioni, come vedremo, abbastanza importanti. Detto ciò, quello che anche sappiamo che, e come vedremo, presenterò alcune correlazioni che risultano, il processo di sviluppo umano è estremamente complesso. Abbiamo parlato di queste diverse dimensioni dello sviluppo umano e vanno a interagire dinamicamente in modo molto complesso, come vedremo.
Inoltre, sappiamo che il comportamento dei genitori è molto importante per quantificare, da un punto di vista empirico, gli effetti che dei cambiamenti a un certo tipo di comportamento possono avere sullo sviluppo umano è molto difficile. Correlazioni sono relativamente facili da individuare nei dati. Stabilire dei legami causali diventa molto più difficile. Detto ciò, sì, è una challenge, è una sfida, però è una sfida importante perché per disegnare delle politiche che siano efficienti e che possano ottenere degli effetti in un numero diverso di contesti, è necessario non solamente stimare l'effetto di una certa politica, forse con un randomized control trial, ma è anche necessario capire da dove questo tipo di effetti vengono. E infine, questa è l'ultima cosa di cui vorrò parlare alla fine, una volta che uno si convince che ha delle politiche economiche o di altro tipo che possano ottenere degli effetti importanti e di lungo periodo importanti, la sfida successiva è quella di fare in modo che queste politiche possano essere sviluppate a scala, a livello nazionale, a livello regionale, comunque coinvolgendo un numero alto di individui. E quando dico numero alto di individui, penso sia ai recettori di queste politiche, ma anche alle persone che le mettono in pratica, quindi gli operatori in diversi settori. Se pensiamo di influenzare il comportamento dei genitori, diventa già più difficile ottenere dei contatti, come discuteremo più in là. Ok, questo è il riassunto. Già 10 minuti sono passati. volevo cominciare appunto con l'importanza dei primi 3 anni di vita e il fatto che quello che succede nei primi 1000 giorni di vita ha delle conseguenze fondamentali. Avevo l'imbarazzo della scelta nel portare esempi su questa cosa. Ho deciso di usare un articolo recente di Sara Catane e altri, che è stato scritto per la Deaton Review of Inequality, questo panel di cui ho avuto la fortuna di far parte e che ha cominciato a costruire evidenza e a studiare vari aspetti della disuguaglianza, infatti sì, inequality plurale, non inequality singolare, e questo capitolo del libro che ci sarà tra qualche anno è dedicato appunto alla disuguaglianza nei primi anni. Sara e i suoi coautori hanno usato diversi dati che secondo me sono notevoli, e su la questione della misura, della disponibilità di indagini adeguate è diventata una delle mie ossessioni, non so se è la sola, probabilmente no, però è una delle cose che sono molto importanti. Sviluppo di misure adeguate, perché senza misure non si può fare politica, per cui diventa importante. E questi dati sono notevoli perché qui vi farò vedere dei dati che vengono da 3 studi, la British Core Study, che sono tutti i bambini nati in Inghilterra in una settimana di marzo del 1970. Questi bambini sono stati osservati alla nascita, quando avevano 1 anno, 3 anni, 5 anni, 7 anni, 11, eccetera. Quando avevano 34 anni, hanno misurato anche i figli che questa coorte, questa generazione aveva avuto, e quindi una serie di misure sui figli. E infine vi farò vedere dei dati su quanto guadagnavano, che tipo di educazione avevano ai 42 anni, per cui è molto bello perché appunto si può seguire lo sviluppo del ciclo di vita in varie dimensioni di questi individui.
La seconda coorte sono individui, ragazzini e ragazzine nati nel 2000 e nel 2001, questo è il Millennium Core Studies in Inghilterra, e di nuovo questi sono seguiti nel tempo. I dati più recenti che abbiamo a disposizione sono quanti avevano 17 anni. E infine la più nuova, che è chiamata SEED, non mi ricordo adesso, perché SEED è un acronym, non mi ricordo che cosa sono le iniziali, però questi sono bambini nati tra il 2010 e il 2011, per cui molto, molto recente. E su questi abbiamo appunto una varietà di osservazioni, sia sullo sviluppo cognitivo, sia su varie dimensioni di abilità. Grazie. Abilità socio-emotive e problemi di comportamento. E in più tutto il solito rango di variabili sulla famiglia, sulla altri tipi di influenze dell'ambiente che può avere. Qui voglio fare un piccolo desvio per parlare di queste diverse dimensioni delle abilità. Come economisti, adesso non so quante persone sono economisti, però come economisti siamo stati abituati a pensare a quello che viene definito il capitale umano in maniera unidimensionale per moltissimo tempo. Per cui uno può accumulare questo stock di capitale umano nello stesso modo in cui accumula capitale fisico, e questi due elementi vengono messi insieme per produrre poi reddito, ricchezza, eccetera. Questo modello più o meno ha funzionato fino alla fine del secolo scorso, e quando dico ha funzionato, riusciva a spiegare la dinamica della distribuzione del reddito abbastanza bene. Ci sono state negli anni '80 un aumento della disuguaglianza dovuto soprattutto a un aumento di quello che noi economisti chiamiamo il ritorno all'educazione. Dopo il 2000 le cose sono cambiate in maniere abbastanza fondamentali, e è abbastanza evidente adesso che è necessario di considerare più di una dimensione a questo capitale umano, e per cui oltre alle dimensioni cognitive probabilmente le abilità socio-emotive sono importanti. Ci sono degli studi molto interessanti, per esempio di David Deming, o vari contributi di Daron Acemoglu con diversi coautori. Allo stesso tempo, quindi è un riconoscimento che queste abilità socio-emotive nella funzione di produzione, nella produzione di reddito, di ricchezza, eccetera, è diventato abbastanza, forse più evidente di quanto non lo fosse. Quello che voglio dire, casomai non è che fosse poco importante prima, però è arrivato, si è messo questo... Il tipo di progresso tecnico, di innovazioni tecnologiche che abbiamo visto negli ultimi decenni hanno messo nella spotlight, nei riflettori, l'importanza di questo tipo di abilità. Allo stesso tempo, se uno guarda le ricerche di Jim Heckman e collaboratori vari, è diventato anche evidente che questo tipo di abilità giocano un ruolo importante nell'accumulazione stesso di altre abilità. Ora, quante dimensioni dobbiamo considerare di queste abilità? Nel tipo di dati che useremo, su cui mostrerò alcuni dei miei esempi, diventa un po' una scelta arbitraria, dipende dal tipo di domanda che il ricercatore pone. Essenzialmente, da un punto di vista metodologico, io penso che sia importante riconoscere che come ricercatori, come social scientists, ricercatori di scienze sociali, abbiamo in mente dei concetti specifici, ma abbastanza vaghi, che sono rilevanti in certi contesti.
Corrispondentemente a questi concetti poi abbiamo delle osservazioni, delle variabili che riusciamo a misurare, per cui è importante essere espliciti nel riconoscere questo legame tra quello che a me piace chiamare dei markers, dei segnali che riceviamo dai dati e relazionarli ai concetti astratti che entrano dentro i modelli che usiamo per interpretare questo tipo di realtà. Dicevo, questo è un po' un desvio, però non ho saputo resistere a questa tentazione di parlare un po' di questi metodi che poi riferiscono a delle tecniche statistiche specifiche che possono essere utilizzate per metterli in pratica. E di fatto quello che usiamo poi sono stime dello sviluppo cognitivo, quindi abilità cognitive, abilità di tipo socio-emotivo, e come vedremo può valer la pena considerarne più di una, quelle che definiamo internalizing e externalizing, e anche possibilmente di salute in alcuni contesti. Ok, questa è una prima tavola dall'articolo di Sara e coautori. In questa tavola ci sono delle... Non è che c'è un pointer? Vabbè, lo posso fare con questo. Sara e coautori usano dati della Millennium Studies, quindi sono ragazzini nati nel 2000, e della BCS che sono nati nel 70. La prima colonna riferisce a quelli del 2000, quindi a 17 anni, e il risultato che considera il numero di specializzazioni che ottengono ai 16 anni, quando in Inghilterra, in Regno Unito, si fa questi esami del GCSE. E come questi numeri, quello che indicano che sia le abilità cognitive che quelle socio-emotive sono, e la salute sono importanti come determinanti di questo tipo. Ora, questo non può essere molto sorprendente. Quello che è un po' più sorprendente è il fatto che queste abilità cognitive sono misurate ai 5 anni. Per cui già con 11-12 anni di differenza c'è questa persistenza, e su questo punto ci tornerò. Nella British Core Studies questi sono risultati ai 42 anni, e di nuovo le abilità cognitive ai 5 anni e le abilità socio-emotive ai 5 anni hanno un effetto su il tipo di educazione che raggiungono, sulla quantità, sul reddito, sulla probabilità di essere divorziati, non tanto, sulla probabilità di essere obesi e sulla probabilità di essere con dei sintomi di stress emotivo. Quello che fa impressione appunto è questa persistenza di qualcosa che succede molto presto e poi visibile anche più in là. Il secondo punto che volevo fare è che questi tipi di dinamiche sono estremamente complesse, e questo anche in contributi recenti nell'economia non è un aspetto che è stato riconosciuto molto esplicitamente. Quello che voglio dire, se uno pensa a uno sviluppo cumulativo, quindi c'è il ragazzino che, o la ragazzina che dai 5 passa ai 7, poi dai 7 ai 9, dai 9 ai 11, almeno quello che osserviamo. Se io guardo allo sviluppo degli 11, è sufficiente sapere lo sviluppo che questa ragazzina aveva ai 9, o devo tenere in conto sviluppi a età precedenti? Questo è quello che si fa in questa tavola. Questi sono di nuovo i risultati, questo è l'MCS, la Millennium Core Studies, sono i risultati sullo sviluppo, sugli ottenuti ai 16 anni a scuola, quindi come andavano a scuola questi ragazzini. La prima cosa ripete quello che dicevo prima, già lo sviluppo cognitivo e socio-emotivo ai 3 anni è significativo ed importante, è un determinante importante di quel risultato. Nella seconda colonna, oltre a quello dei 3 anni, controllo per dove stavano questi bambini ai 5 anni.
di nuovo, sia in cognition che in health, che socio-emotivo. È certamente importante, però ancora quello che gli era successo ai 3 anni, anche controllando per dove erano arrivati ai 5, era importante. Nella terza colonia si aggiunge quello, lo sviluppo a 7 anni, e poi a 11, e poi a 14. E nell'ultima colonna è impressionante, quando ho visto questi risultati, questi non sono miei, sono appunto del paper a cui facevo riferimento. Nonostante il controllo per i risultati a 14, a 11, a 7, quello che è successo a 3 anni è ancora significativamente, statisticamente significativo e importante. Il che è un'indicazione del fatto che, quello che dicevo prima, che questo tipo di processi di sviluppo sono estremamente complessi e quindi dobbiamo tener conto di come si sviluppano e capire bene questo meccanismo. La seconda cosa è il livello di disuguaglianze che emergono nello sviluppo individuale. E questo di nuovo è un grafico preso dallo stesso articolo di Sara Catania e altri, e guarda sia dati della MCS che la più recente, la SID, che sono ragazzini nati nel 2010. Questa è la barra in giallo, misura la discrepanza nello sviluppo ai 3 anni tra i figli di una madre che ha un livello alto di educazione con i figli delle madri che hanno un livello più basso di educazione. Questo è cognitivo. Questo è il divario socio-emozionale. Le scale socio-emotive sono tipicamente dei problemi, per cui un numero negativo è una buona cosa. E quindi, di nuovo, c'è uno svantaggio grosso, semplicemente per l'educazione della madre. E la seconda cosa è che questo si riproduce quasi identicamente nella corte del 2000 e nella corte del 2010. Queste cose non sono cambiate, sono persistenti negli anni. E abbiamo visto nella tavola precedente come queste abilità, sia cognitive che socio-emotive, sono importanti a 3 anni. Sono importanti, questo è un bagaglio che questi ragazzini si porteranno per tutta la vita. E quindi queste discrepanze sociali emergono molto presto. Questa è una cosa simile, invece che guardare all'educazione della madre, si guarda al decile del reddito. Quindi dal primo al decimo decile. Questi sono i più ricchi, questi sono i più poveri. E questo è quello che. Queste sono le cognitive. Si mette tutto il campione in ordine, e quello è il ranking, la classifica. E se non ci fossero queste disuguaglianze sociali, tutto sarebbe al 50. Invece si vede che quelli più poveri sono più in basso, quelli più ricchi stanno più in alto. Il reverso per le socio-emotive che riflettono gli svantaggi. E questo per vedere come si amplificano nel tempo. Questa è età 3, età 11, età 17 per le cognitive e tutte queste altre età per le socio-emotive. E quelle cognitive saltano da 10 a 15, quindi un aumento del 50%, e poi sono più o meno costanti. Di nuovo, sono dei processi abbastanza complessi, che però sono evidenti e non si possono ignorare. Quindi, quello che abbiamo detto finora sull'importanza dei primi anni e quello che si sa nella letteratura sull'importanza del ruolo che giocano i genitori in questo processo di informazione, rende chiaro che questo tipo di fenomeni hanno
importante implicazione per la trasmissione da una generazione a un'altra di questo tipo di fenomeni. E quello che vorrei fare è vedere adesso che di fatto questa è un'evidenza relativamente nuova, non l'abbiamo vista da altre parti, magari esiste in altri contesti. Questo è un articolo che abbiamo scritto di recente con Aurelio Do Palo e Alessandro Toppetta, dove usiamo i dati della BCS e riusciamo a a analizzare non soltanto la relazione tra lo sviluppo dei genitori e dei figli. Ricordate, nella BCS vi ho detto che questi, la coorte viene, sono quelli nati nel 70, vengono seguiti. Quando avevano 34 anni si osservano i figli. All'inizio si erano osservati i genitori di questa coorte, per cui possiamo mettere in relazione lo sviluppo dei nipoti con quello dei nonni. E qui guardiamo sia internale, qui dividiamo le abilità socio-emotive in internalizing e externalizing. Adesso non voglio andare troppo nei dettagli perché non c'è troppo tempo. Questa guarda i nipoti, le internalizing skills dei nipoti, quindi l'abilità di concentrarsi, la motivazione a fare delle cose. Queste sono semplicemente le relazioni di questi con i loro genitori. E quindi quello che vede è che di nuovo c'è l'evidenza di un effetto importante sia delle skill dei genitori internalizing, ma anche degli aspetti cognitivi sulle skill dei figli. La stessa cosa vale per le externalizing skill. La parte più impressionante di questa evidenza è che l'importanza che hanno i nonni e che si può vedere in questa tavola. E la prima colonna semplicemente mettiamo in relazione lo sviluppo dei nipoti con queste skill dei nonni, misurate decenni prima, e ovviamente c'è una correlazione. Quello che più fa impressioni, se uno va verso l'ultima colonna, dove controlliamo anche per lo sviluppo dei loro genitori, nonostante ciò si trovano anche ancora degli effetti dei nonni, anche dopo aver controllato per gli effetti dei genitori, e lo stesso, più o meno lo stesso discorso fare per le externalizing skills. Quindi di nuovo degli effetti interattivi molto importanti. Ora, perché questo è importante? Cosa ci fa un economista a parlare di sviluppo umano? È importante perché tutta questa evidenza dà un ruolo, secondo me, abbastanza visibile al disegno di politiche pubbliche. E quando disegniamo politiche pubbliche bisogna tener conto di come gli individui reagiscono a un certo insieme di politiche. E come economisti siamo educati a pensare a come si reagisce a incentivi, a come si reagisce a diverse situazioni in cui si devono prendere delle decisioni. Quindi questo approccio olistico al problema, secondo me, è importante, e secondo me è un importante contributo che gli economisti possono dare a questo tipo di dibattito. Con ciò non voglio dire che altre discipline non possano, non debbano dare dei contributi importanti. Negli ultimi 15-20 anni della mia attività ho imparato moltissimo da psicologi, da esperti di sviluppo dell'infanzia, da esperti di misure dello sviluppo e così via. La cosa che è evidente è che lo sviluppo nei primi anni è particolarmente malleabile, particolarmente opportuno per essere considerato come una finestra di opportunità per la politica pubblica. Però il disegno di politiche efficaci richiede
una comprensione profonda del processo di sviluppo dei bambini e soprattutto di come reagiscono a diverse situazioni i genitori, se stiamo parlando dei primi 2 o 3 anni. Se poi cominciamo a parlare anche di asili o strutture più o meno pubbliche, bisognerà tener conto anche il comportamento dei maestri e dei vari operatori che agiscono in queste realtà. E secondo me c'è stato un progresso notevole negli ultimi anni in questi campi, però ci sono ancora molte cose di cui abbiamo una comprensione abbastanza limitata. Genitori giocano un ruolo molto importante, questo è, come dicevo prima, è tuttavia necessario stabilire non solamente la correlazione, queste sono relativamente facili, ma stabilire il nesso casuale tra un certo tipo di comportamenti e lo sviluppo del bambino. Qui vorrei dare un altro piccolo detour e parlare di un lavoro che ha fatto un ragazzo lì a Londra che ha finito il dottorato l'anno scorso, che era un mio studente, Michele Giannola, che adesso sta a Napoli, al Dipartimento di Economia lì a Napoli. E questa è un po' la storia della sua tesi. 6-7 anni fa Michele è venuto in mio ufficio e mi ha fatto vedere un grafico che mi ha meravigliato moltissimo e ha cambiato in maniera fondamentale il modo in cui io penso, e forse anche qualcun altro pensa a questo tipo di motivi. Il primo grafico che mi ha fatto vedere Michele era abbastanza sorprendente, ma non era la fine del mondo. Cioè, e questa evidenza è che è vero in diversi paesi. Se io considero la diseguaglianza, diciamo, in livello educativo o in reddito, una frazione notevole tra il 40 e il 50% di questa diseguaglianza è dovuta a diseguaglianza tra i fratelli, cioè tra i membri della stessa famiglia. Il resto è tra famiglie, però è impressionante quanto sia dovuta alla diseguaglianza tra i fratelli. Okay. Questa è vero più o meno dappertutto, con un po' di variazione attraverso paesi, però è un'evidenza. Questo è interessante, è importante, e non è la fine del mondo. La cosa che mi ha fatto impressione nel lavoro di Michele è quello che lui ha fatto. La prima cosa, ha calcolato, prende questi dati, lui l'ha fatto per gli Stati Uniti, poi l'ha riprodotto in India, in Indonesia, in un sacco di paesi, in Messico. Se prendo una serie di bambini e li divido in famiglie e calcolo qualche misura di educational attainment, di apprendimento accademico, e calcolo la media per ciascuna famiglia e poi faccio un grafico che mette in relazione questo apprendimento medio in ciascuna famiglia con la dimensione della famiglia, e decresce. Famiglie più grandi sono più povere, è una cosa abbastanza naturale. La cosa impressionante è che se invece di fare il grafico con la media, prendo il massimo, il livello massimo in ciascuna famiglia, è piatto, non decresce, con la dimensione. Questa è una cosa che quando l'ho vista la prima volta mi ha meravigliato moltissimo e ho detto a Michele di controllare questi calcoli 1 milione di volte. Lui non solo li ha controllati, li ha riprodotti in molti paesi. E questa è l'indicazione che di fatto i genitori fanno delle scelte precise, soprattutto genitori delle famiglie più povere.
E queste scelte hanno delle influenze importanti su quello che succede. Poi il resto della tesi di Michele era cercare di costruire un modello economico e anche delle spiegazioni empiriche per questa evidenza sorprendente, che la media decresce e il massimo sta costante. Se uno guarda al minimo, quello decresce come in maniera assurda. Di fatto quello che sappiamo è che c'è un po' di evidenza che genitori in situazioni di svantaggio economico e sociale potrebbero avere quello che io chiamo beliefs, non so come tradurlo in questo caso, sì, su delle credenze sul processo di sviluppo dei bambini che sono abbastanza distorti. Per cui se uno osserva dei genitori che non passano abbastanza tempo a leggere al figlio piccolo o a parlare o a interagire col figlio, no? Non è necessariamente perché siano troppo stressati, anche se questo può essere importante, o che non vogliono bene a sti bambini. Potrebbe essere perché pensano che non sia particolarmente utile. E su questo c'è dell'evidenza di vari paesi. Questo libro bellissimo che ho letto una decina di anni fa, di questa antropologa americana chiamata Annette Leroux, che si chiama Unequal Childhoods. E lei propone questi due modelli di comportamento dei genitori. Uno quello che lo vede prevalente soprattutto nella classe media, nella classe alta, che lei chiama concerted cultivation. Quindi il tentativo di formare questi bambini e mandarli a scuola di violino e a accompagnarli a giocare a calcio e a insegnargli come interagire con i maestri, reagire alle autorità, eccetera, eccetera. D'altra parte le famiglie nel suo libro, che lei chiama povere o the working class, pensano che non c'è bisogno di tutto ciò, che i bambini crescono e si sviluppano naturalmente e a quel punto agiscono di conseguenza. E questo tipo di approccio può avere dei vantaggi, può avere, aumentare l'abilità di questi bambini a gestirsi delle situazioni di conflitto con nel playground, eccetera. Ma di fatto nella società di oggi può portare a degli svantaggi, a dei ritardi di sviluppo importanti, che poi sono discussi anche nel libro di Robert Putnam, Our Kids, che è un sociologo. Ora, questo tipo di cose sono importanti, per cui diventa... il libro di Annette Leroux è un libro da cui ho imparato moltissimo, però non c'è un'analisi statistica, la mia formazione mi fa soffrire un po' in questo rispetto. Il libro ha 12 bambini da 12 famiglie diverse e 12 capitoli, per cui è un'analisi molto dettagliata della situazione. Per cui quello diventa importante per me, e questo ha giocato un ruolo centrale nella mia ricerca negli ultimi anni, cercare di misurare queste credenze, questi atteggiamenti individuali e soggettivi. E qui abbiamo bisogno di un tipo di modello, come economisti possiamo scrivere un modello in cui quello che i genitori fanno hanno un qualche tipo di obiettivo in mente e questo obiettivo dipenderà dalle loro preferenze, dai loro gusti, da quanto gli vogliono bene a questi bambini verso mangiare al ristorante. E dipendono dal tipo di reddito che hanno, quindi quello che chiamano parental resources, e dipende dalla loro percezione di quanto è utile fare questi investimenti in bambini. Queste percezioni non sono necessariamente razionali o non distorte. I genitori possono essere influenzati da quello loro percepiscono il ruolo o da quello che chiamiamo social norms. Faccio così perché tutti fanno così,
Ora, con dati su quello che i genitori fanno, quindi le investment choices, e dati sullo sviluppo dei bambini, è impossibile distinguere da che ruolo giocano le preferenze dei genitori verso le beliefs, le percezioni che hanno del processo. L'assunzione che per molto tempo in economia e in altri campi anche è stata fatta è che i genitori sono a un certo livello razionali e conoscono il ruolo che conoscono i dettagli del processo di sviluppo. Non lo conosciamo noi, per cui assumere che lo possano conoscere i genitori diventa un po' difficile. Ma non è solo questo, è anche più complesso. Se pensiamo che possano esserci queste distorsioni sistematiche a cui facevo riferimento, l'altra direzione è di cercare di misurarle, come dicevo prima, per disegnare delle politiche appropriate è necessario misurare le cose che pensiamo siano importanti. E quindi questa è la ricerca, l'agenda di ricerca che abbiamo fatto negli ultimi anni, cercando di disegnare delle misure di queste credenze. Non vorrei passare troppo tempo a parlare di questa cosa, semplicemente per menzionare, abbiamo cominciato a farlo qualche anno fa in Colombia, attorno a un intervento che facciamo lì, abbiamo imparato molto su come fare queste misure, adesso negli ultimi 10 anni, 7-8 anni l'abbiamo fatto in India e abbiamo ottenuto dei risultati abbastanza interessanti. Questi sono alcuni dei lavori su questa cosa. Essenzialmente, giusto per dire come lo facciamo, facciamo queste inchieste dove misuriamo un sacco di cose, il reddito, lo sviluppo dei bambini e tutto. E alla fine dell'intervista si va dalla madre, generalmente dalla madre, le si dice, immagina che c'è un bambino di 9 mesi e questo bambino sa fare questa cosa, questa cosa, questa cosa e non sa fare quest'altra cosa, quest'altra cosa, quest'altra cosa. Immagina che la madre di questo bambino faccia una lista di attività. Cosa pensi che sia lo sviluppo del bambino nel senso della sua abilità di fare quest'altro insieme di cose tra un anno? E poi si ricambia le condizioni iniziali del bambino, dice ora pensa a un altro bambino, quest'altro bambino sa fare queste altre serie di cose, e la madre, quindi sono due input che diamo al processo e mettiamo davanti alle madri questi, noi li chiamiamo scenari, e chiediamo a ciascuno scenario che tipo di sviluppo possono pensare di osservare tra un anno. Ora, le tecniche che usiamo per definire questi scenari sono abbastanza, sono delle cose di cui sono più fiero e abbiamo fatto negli ultimi anni, perché usano i dati disponibili in maniera abbastanza sofisticata. Essenzialmente vogliamo descrivere questi concetti astratti di sviluppo del bambino e relazionarli a quelli che io chiamo markers, segnali dello sviluppo dei bambini, che però siano salienti, siano significativi per la madre che risponde a queste domande. Questo tipo di domande sono molto difficili da costruire, per cui dobbiamo assicurarci che stiamo misurando delle cose che hanno senso. Un modo per farlo è, una volta che abbiamo raccolto i dati, e relazionare quello che osserviamo come le loro idee sul processo di sviluppo con quello che fanno in realtà, e quindi che tipo di approccio hanno all'investimento e alle pratiche di genitori. È quello che troviamo che nel nostro caso funziona abbastanza bene. E nel caso dell'India le abbiamo raccolte 2 volte nel tempo,
per cui possiamo anche analizzare come queste beliefs cambiano nel tempo e che tipo di evidenza i genitori usano per cambiare questo tipo di beliefs. Avendo speso la maggior parte della mia vita lavoratoria come ricercatore, vi dico che queste sono le cose che rendono felici una persona, cioè è eccitante, è veramente interessante. Quello che otteniamo come risultati è che sia in India che in Colombia i genitori sembrano sottostimare l'importanza dell'investimento dei genitori. Nel caso dell'India vediamo che queste credenze cambiano nel tempo e vediamo che cambiano sia sono influenzate da alcuni degli interventi che noi stiamo valutando e sia dal tipo di interazioni che hanno con altre madri, che per fortuna possiamo misurare in quei dati, perché uno degli interventi consiste nel raggruppare questi madri in gruppi di 8 e per cui hanno la possibilità di osservare altri bambini, di osservare quello che altre madri fanno e quindi pare che questi sono gli elementi che fanno cambiare questo tipo di costante. Ok, questa è la mia ultima cosa e vorrei fare questa piccola predica sulle politiche. Come dicevo, negli ultimi anni abbiamo passato un bel po' di tempo a questi metodi per misurare beliefs, credenze e cose del genere, e per cercare di capire come si può cambiare il comportamento dei genitori e come queste cose si evolvono. Quando ho discusso, ero una settimana fa a Londra, chiacchierando con Sally Grantham McGregor, che è stata una delle gli esperti di sviluppo del bambino e disegnatrice di uno degli interventi più efficaci di cui si stanno misurando gli effetti 30 anni, 35 anni dopo l'intervento stesso. E quando gli ho detto, raccontato un po' di queste cose a Sally, con la sua solita modo molto diretto, ha detto: che utilità c'ha quello che tu stai facendo? Perché è una reazione molto giusta e quindi mi ha forzato a pensare bene alla risposta da darle. La prima motivazione è che stiamo cercando di capire che cosa determina il comportamento dei genitori. Perché l'essenza degli interventi che Sally ha disegnato è il tentativo di cambiare il modo di agire dei genitori, incentivarli a stimolare i bambini, interagire con i bambini, sin da un'età molto giovane, 12 mesi. Una reazione che ho visto ripetutamente, l'ho vista in Colombia, l'ho vista in India, l'ho vista in Cina, quando gli spieghi questo tipo di attività, che dici devi parlare col bambino, devi anche se... E la reazione di queste madri è spesso dire: perché ci devo parlare se non capisce quello che dico? Che è un sintomo del fatto che il modello che hanno in testa di come i bambini apprendono a parlare è per imitazione degli adulti, è con il contatto diretto con gli adulti. Per cui quello che stiamo cercando di quantificare e capire è cosa influenza il comportamento dei genitori. E quindi quale parte del comportamento è determinato dal reddito, quindi variabili economiche, dalle preferenze e su questo quello che dicevo prima che ha fatto Michele è anche molto importante, perché una cosa di cui non ho parlato niente è come i genitori allocano risorse tra bambini diversi, che tipo di atteggiamento hanno sulla disuguaglianza tra i bambini, tra i loro figli e infine le beliefs. L'altra cosa che stiamo capendo è che modi diversi di applicare questo tipo di interventi, tipo quelli che ha sviluppato Sally,
possono influenzare le beliefs e quindi il comportamento in maniera differente. E quindi l'utilità di tutto questo, il motivo per cui lo stiamo facendo, è per cercare di capire e informare lo sviluppo e l'applicazione di interventi a scala. E quando parliamo di interventi che cercano di cambiare il comportamento individuale, che può essere dall'uso dei vaccini e le maschere a fumare o non fumare o a stimolare i propri bambini, bisogna usare degli approcci che consentano di arrivare alle persone a cui il messaggio è destinato. E per fare ciò è importante costruire dei canali basati su, sulla trust, sulla fiducia delle persone che possono avere nella politica, nelle comunità e nella società in genere. Secondo me, con questo concludo, abuso un po' della mia posizione qui e del fatto che ormai posso anche dire delle cose che non siano 100% giustificate dall'evidenza empirica. Io sono convinto del fatto che negli ultimi 30-40 anni le nostre società sono cambiate in maniera importante, in parte per questa frammentizzazione che ha distrutto le connessioni dentro le società e quindi rende molto più difficile anche attuare e mettere in pratica delle politiche che probabilmente sono molto utili, ripeto, dai vaccini ai stimulation di bambini a altri aspetti della società. Quello che abbiamo bisogno di sono dei modelli politici che ci consentano alla fine di arrivare a poter avere un dialogo dove tutti i membri della società riconoscano che sono membri della società e quindi abbiano un qualche tipo di supporto dalla società stessa. E con questa piccola predica concludo. Grazie. Del resto stavi sul pulpito. Grazie Orazio, è stata una bellissima lezione. Abbiamo qualche minuto, pochi, per domande, osservazioni, commenti generali, non so se c'è qualche osservazione, qualcuno vuole fare osservazioni. Giuseppe Bertola. Sì. Sì, ti stiamo registrando, quindi be careful. Pronto? Sì. Anche guardando la mia vita, quella dei miei figli, dei miei genitori, una cosa che determina molto i beliefs è come ti hanno trattato da bambino, e questo è fonte di persistenza difficile da gestire, perché è molto più importante quello che ti è successo da bambino di quello che ti può venire a dire il professor Attanasio. Ci avete pensato a questo? Certamente, sicuramente questo tipo di politiche, se si riescono a disegnare, l'idea è di influenzare lo sviluppo dei bambini e quindi riuscire in qualche modo, magari a casa o magari nell'asilo, a cambiare come vengono trattati, per cui la prossima generazione può influire. Sono d'accordo sulla difficoltà, sono d'accordo sul fatto che ci sono dei meccanismi che sono talmente radicati nella società che sarà difficile cambiare, perché sono cose che sono successe 50 anni fa o 100 anni fa. Detto ciò, io penso che ci sono degli atteggiamenti che sono malleabili. Un pezzo di evidenza che è abbastanza forte, adesso non è necessariamente quello che stai dicendo tu, però cambiare l'IQ dell'individuo è possibile, però lo devi fare presto, devi fare probabilmente 2, 3, 4 anni, già dopo. Cambiare le abilità socio-emotive è molto più facile farlo più tardi. E come gli input di questi processi formativi possono essere molto importanti.
Ora, di nuovo, l'evidenza di tutto ciò è abbastanza limitata, però io penso che ci sono delle possibilità e di nuovo, secondo me, il ruolo che giocano le comunità è potenzialmente molto... Un altro libro che forse dovrei citare, un libro che mi è piaciuto molto, è quello di Raghu Rajan, che si chiama The Third Pillar, dove i tre colonne del suo modello sono il mercato, il governo, la comunità. E quello che lui dice è che molte delle cose che vediamo adesso sono dovute al fatto che c'è stato uno sbilanciamento dove il mercato e il governo hanno assunto un ruolo importante, ma le comunità sono collassate. E secondo me c'è molto in questa cosa. Clara? No, allora forse me ne sono perso io all'inizio. Quando lei parlava delle corti, le corti sono di bambini degli anni 70 e anche poi quelli successivi che non hanno frequentato i servizi educativi, quindi che non andavano al nido e sono bambini che quindi avevano relazioni esclusivamente con i genitori, diciamo, nei primi anni di vita? E le corti, vabbè, sono quelle che sono, nel senso che la corte del 70 sono tutti i bambini nati in Inghilterra in una certa settimana del marzo del 70. E sono seguiti, ci sono informazioni su tutto quello che hanno fatto, che tipo di scuola, dove sono andati, sono dati un po' ristretti, però li si può collegare anche, nell'AFS lo stiamo facendo, si può collegare anche all'autorità locale, per cui possiamo quali sono i prezzi degli asili in quella zona. Lo stesso è vero per la Millennium Court, che sono bambini nati nel 2000 e 2001, e poi per la SIDE, che è la più recente. Sì, era solo per capire se c'era una differenza rispetto a chi aveva frequentato o meno il servizio educativo. Probabilmente c'è, adesso non so rispondere alla domanda precisa. Quello che mi sembra sorprendente o interessante è il fatto che se guardo alla discrepanza nello sviluppo cognitivo o socio-emotivo dei bambini per l'educazione alla madre, nel 2000 o nel 2010 è identica. Una domanda? No. Una curiosità, a proposito del fatto che all'interno della stessa famiglia si investa di più su un figlio piuttosto che un altro, quanto influisce il sesso del bambino o quanto più spesso si investe sul primogenito o sull'ultimo genito? Sì, ci sono differenze in quelle dimensioni, sicuramente in alcuni paesi, in India per esempio, il lavoro di Michele alla fine l'ha fatto in India, questa è una domanda che lui ha ricevuto un milione di volte sul sesso. E ci sono questi, potrebbero essere originati da questo first order, i primi geniti sono favoriti, eccetera. Detto ciò, quello che lui ottiene, i risultati che lui ottiene, anche in termini del grafico semplice a cui facevo riferimento, sono robusti sia alle considerazioni di gender sia alle considerazioni dell'effetto di primogenito. Per cui ciò non vuol dire che questo tipo di effetti non siano importanti, e soprattutto in alcune società sono particolarmente importanti. Detto ciò, c'è qualcosa oltre, c'è qualcosa in più. C'è qualche evidenza che, soprattutto nelle società dove ci sono dei svantaggi economici importanti, i genitori tendono a investire nei ragazzini che percepiscono come i più produttivi, i più forti, per cui generano delle diseguaglianze. Io ho una domanda correlata a quella di Clara, nel senso che nella trasmissione intergenerazionale genitori ma anche nonni, come abbiamo imparato oggi, quanto diciamo qual è il genitore che influenza di più, o qual è il filone diciamo dei nonni, cioè nel senso che tu hai accennato all'inizio che la madre è sì, più condizionata. No, quella non lo possiamo rispondere perché
La struttura è questa, ci sono i membri della Corte, quelli nati nel 70, nel marzo del 70. Di questi viene intervistata la madre, e questi, alcuni sono maschi, alcuni sono femmine. E poi si misurano i bambini che hanno avuto quando avevano 34 anni. E non sappiamo con chi li hanno avuto. Quindi per non cui... è l'altro genitore. E senti, invece, se posso provvedere a un'altra domanda, soprattutto nei paesi, diciamo, in via di sviluppo. È chiaro, il ruolo della famiglia è centrale, diciamo, nel sermone finale l'hai spiegato bene, però credo che in quei paesi, per quello che posso sapere, il ruolo anche della comunità, del gruppo, sia molto importante. Cioè, so di casi, per esempio, in Sud America, dove, come dire, i bambini vengono cresciuti sostanzialmente da, non direttamente da, come tipicamente succede da noi, dei genitori, ma sostanzialmente da gruppi di mamme, per esempio, cose del genere. Questo effetto è misurato, è misurabile? È difficile da misurare, secondo me dovrebbe essere misurato. Proprio ieri stavo chiacchierando con gli esperti esattamente su questo tipo di cose, o avantieri. Quello che tu dici è vero in alcune società, non è per niente vero in altre. C'è una cosa che mi ha sconvolto nel progetto che abbiamo fatto in India, nello stato di Odisha, che sta, Odisha sta giusto a sud di West Bengal, per cui la parte est dell'India, la costa est dell'India. Questi sono villaggi piccoli dove siamo andati, no? Veramente piccoli, saranno 100 famiglie, 150 famiglie, minuscoli. Per cui, essendo cresciuto in un paese piccolo nel sud, si conosce tutti? Assolutamente no. Il numero mediano di persone che le signore nei nostri gruppi, nel nostro campione, conoscevano al di fuori della famiglia, uno. Non conoscono nessuno, perché, e soprattutto le donne, perché tipicamente loro si spostano nel villaggio, da un villaggio di fuori, questa è l'usanza, arrivano lì giovani, non possono uscire di casa, perché ci sono delle restrizioni, per cui non conosco nessuno. E quindi noi, quando quella era un trial che abbiamo fatto per valutare due interventi diversi, in uno sono due cose di stimulation, e in uno ci abbiamo una persona che va una volta alla settimana alla casa del bambino e interagisce con il bambino, la madre, e fa una serie di attività. L'altra, che tra l'altro è molto più economica da gestire, invece di questa persona andare a tutte le case, c'è le 8 madri che vengono in un centro una volta alla settimana, per cui quello che si crea è un gruppo. Quando noi abbiamo cominciato, pensavamo, una delle enfasi del programma è che la persona che fa la visita deve scegliere il tipo di attività che sono più appropriate al bambino, allo sviluppo del bambino, eccetera. Se ce n'hai 8, diventa più complicato. Quello che avevamo ignorato è il fatto che se c'hai un gruppo e lo gestisci bene, allora puoi sfruttarle in interazioni e puoi usare alcune madri come role model per le altre. E per cui, di fatto, poi quando misuriamo gli impatti sono uguali. Noi avevamo un po' paura di avere un impatto molto minore nel gruppo per questa assenza di concentrazione su un bambino specifico. Invece abbiamo punto 3 in tutti e due i casi. Ci sono domande? Se non ci sono altre cose, intanto lasciatemi ringraziare Orazio per questa veramente interessante lezione. Appunto, ribadisco, è uno degli aspetti, forse la frontiera della ricerca in questo momento. E niente, grazie. Grazie a voi. È stato veramente un piacere averti qua.